Salve a tutti! Quest'oggi voglio farvi vedere come faccio io il pesce bollito o il pesce lesso, che sembra facile tutto cosa ci vorrà mai per fare il pesce bollito, però con le giuste accortezze farete un pesce bollito alla grande. Anzi, lesso, perché bollito sarebbe che si mette il pesce quando bolle l'acqua, invece qui metteremo a freddo per fare una cottura perfetta e saporitissima. Gli ingredienti sono semplici, sono tre. Ci vorrà del pesce, io oggi ho preso una gallinella ma va benissimo qualsiasi altro tipo di pesce. Questa è bella, quant'è? Questa è mezzo chilo, 6 etti mezzo chilo, per una o due persone. Poi ci vorrà mezzo limone, una costola di sedano, del sale marino se ce l'avete e poi per condire naturalmente il pesce sta tutto a voi. Io vi dico solo di metterci un filino d'olio a crudo sul pesce, di bello buono naturalmente. Tanti ci metta la maionese, io la maionese sul pesce alzo le mani, perché se c'avete un pesce buono non c'è bisogno della maionese, se c'avete un pesce di quelli da allevamento ci dovete altre maionese che ci vuole, anzi non lo fate bollito perché vi fa schifo poi, almeno secondo me, è una mia opinione, ma le opinioni cambiano, no Andrea? Io la maionese ad esempio la metto solo sul baccalà bollito. Vabbè. Che ha un sapore forte. Bravissimo, un sapore delicato come la gallinella che... Per chi non lo sa, io parlo anche per i partenopei, loro lo chiamano ucoc. Noi a Livorno siamo a gallinella perché sembra che quando esce fuori dall'acqua, dalle reti, battala, questa bocchina V fa questo movimento V che sembra che faccia coccodè quasi. C'ha una cosa stranissima e poi la chiamano gallinella perché guardate che bellezza, c'ha le ali. Guardate questo pesce qui, è fantastico, è un pesce veramente buono. Questo si può fare in tante maniere, ma secondo me bollito tira fuori il meglio, perché qualsiasi pesce meno lo tocchi e meglio è. Comunque, andiamo a vedere come si fa, molto semplice. Questo pesce qui c'ha pochissime squame, sono piccolissime, se fate così lo noterete proprio, sono minuscole. Ce ne levate proprio, sono facilissimi da levare, basta fare così. Visto? Molto semplice, non c'è bisogno di fare tanti gesti. Dopodiché incidete sotto il buzzo dove c'è il buco, famoso buco, arrivate quasi in cima, dopodiché tirate fuori, guardate che belle garge che c'ha, si vede? Le branche, noi si chiamano garge a Livorno, prendete tutte e due le branche, le tirate con forza. Se volete potete aiutarvi anche con una forbice, io ormai dopo anni e anni di lavori mi riesce benino pulire il pesce. Era meglio se non mi riusciva, vuol dire che ero un ingegnere aerospaziale, Andre. Beh, leviamo tutto il buzzo, le uova vedo. Eh sì, guarda le belline. Queste sono uova. Metto da parte, le userò in qualche altra occasione perché non si buttano via le uova di gallinella, sono anche di molto buone. Questa è la vescica natatoria, sono diventato anche biologo dopo 40 anni di pulizia di pesci. Comunque io ve l'ho fatto vedere, se lo comprate e avete il pesciaiolo di fiducia fatevelo pulire, così state ammatti anche di meno. Dopodiché a questo punto che non avete levato tutto il buzzo c'è un'altra cosa da fare, cioè da grattare leggermente qua dove c'è un po' di sangue e lo dovete asportare. Te fegato, dei grumi di sangue, lo devi fare. E ora un ultimo tocco, diamo una sciacquata leggera, sarebbe buono averci dell'acqua di mare dove poter sciacquare, come vi ho fatto vedere una volta quando ero in mare, ma non ci si va al mare, fa freddo, si muore, e allora la sciacquo con l'acqua normale. Abbiamo pulito il pesce. Naturalmente, come avete potuto vedere, io non sono arrivato proprio in fondo, ho fatto un taglio così perché quando lo bolliamo il pesce tende a spaccarsi. Più aprite la pancia e più tenderà a spaccarsi il vostro pesce, non è bello nemmeno da portare al tavolo. Comunque, abbiamo pulito il pesce. Vi ci vuole un bel pentolino dove ci stia bello lungo il pesce. Dopodiché ci mettete l'acqua, come ho fatto io,
ce ne vorrà un altro gocciolino quasi a coprire il pesce. A questo punto un paio di pizzicotti di sale, ci strizzate limone, ce lo lasciate dentro proprio un quartino di limone, e poi dopo averlo pulito bene, sciacquato, un gambo di un sedano, molto semplice. Andiamo a tappare e accendiamo il gas al massimo. Lo dovremo tenere al massimo finché non inizia il bollore. Appena vedete che l'acqua inizia a fare delle piccole bolle, lo mettete al minimo. Passeranno circa 7-8 minuti e un pesce di 6 etti sarà pronto. Da quando bolle passano 5 minuti e siamo a posto, che il pesce non deve strabollire. Io l'ho spento, guardate che bellezza, è cotto perfetto perché l'occhiolino è diventato bianco. Ci siamo, gli ultimi 2 minuti lo lasciate proprio così a riposare nel proprio brodettino e poi lo tiriamo su e vi faccio vedere come si pulisce e come si mangia più che altro. Eccoci, l'abbiamo fatto riposare un paio di minuti, ora lo vado a scolare a modino. Munitevi di una schiumarola, qualcosa che agguanti bene la testa, perché c'è il rischio che si rompa, sarebbe un vero peccato a questo punto portarlo in tavola con la testa rotta. Giorgio, me la rompo io. Benissimo. E ora c'è solo da sporzionarlo. Allora, prima cosa, gli rompiamo la coda. Seconda cosa, gli rompiamo la testa. E questa, chi mi tocca questa è il meglio pezzo, eh? Poi, con un cucchiaio e una forchetta vi aiutate. Questo è un pesce, a differenza di altri, che ha una lisca tutto sopra la schiena. Guardate, questo basta fare così, è venuto perfetto, perfetto. Guardate che carne bianca c'ha. Bella. Se volete ci potete levare anche la pelle. Io vi consiglio di tenercela e di mangiarla perché è buona e fa buono. Il mio amico Torquato direbbe se la mangia da sola, in effetti, pur essendo più di mezzo chilo, fra lische, squame, non ci rimane più nulla. Guardate come mi è venuta bellina però. Comunque, due filettini, perfetti, si leva anche un po' di lischine rimaste, senza romperne troppo, mi raccomando, che il pesce è bello portarlo a tavola che sia un pesce. Qui c'è un mondo, infatti ora la pulirò la testa. Vedete, queste parti qui sono le più buone, ve l'ho già spiegato una volta, perché dove ci sono le pinne centrali, pettorali scusatemi, e dove si muove di più il pesce, allora c'è più muscolo e c'è più sostanza, più bontade. Non buttate via nulla, pulitela a modino. Qui dentro poi ci sono delle belle guanciotte, eccone una qua. Infatti questa poi me la mangerò io, Andrea caro, mi dispiace. Una qua e l'altra è di qua. Vedete? Questo bocconcino qua, si vede Andre? Sì. Questo bocconcino qua è il famoso bocconcino del prete, ossia la guancia del pesce. Una cosa veramente sublime, infatti ora io per assaggiarlo assaggerà proprio quel pezzettino. Tanto per essere un po'... protagonista. Politicamente corretto. Anche qui intorno alla pinna pettorale c'è tutto il meglio. Non fatevelo buttare via il pesce, sarebbe meglio pulirselo da solo anche quando si va al ristorante, perché si riesce a carpire ogni... ad esempio Andrea, non glielo puliscano il pesce, che lui mangia anche le lische. Ecco, un pescino così, ci potete mettere un po' di maionese accanto, un filino di limone per chi non lo gradisse. Io personalmente ci metto una spruzzatina di pepe, proprio così, l'avete visto, era un attimo. Di sale mi sembra che abbia già salato e va bene. Un filino d'olio a crudo e avete portato in tavola un pesce che sa di mare al 100%, perché bollito è quello che rimane più il sapore del mare. Infatti si sente anche all'olfatto. Si sente all'olfatto, è un odore più forte. Per chi non piace il pesce, sicuramente bollito non se lo può mangiare il pesce. Però non sa cosa si perde e noi che gli diciamo? A fare i suoi. Noi ce lo bagniamo. Infatti io mi prendo una bella porpina, ossia la guanciotta, l'anzuppo in quest'olio spettacolare del nostro amico,
del nostro amico Di Vinci, Stefano, questo è tuo l'olio, l'ho finito, ve lo divellaggio, ho incegnato il tuo. Oh. Si macina l'olio e... L'olio come se piovesse. E allora io mi vado a sentire questa, perché questa è come andare in chiesa, ve lo dico io. Ci vuole preparazione. Preparazione e ti avvicina a Dio. Mamma mia, signore. Un sapore di mare con l'olio di velopono, mare, olio di velopono. Ciao. Ma poi è morbido come il burro, Andrea. Si vede. Cioè, non è stopposo per nulla, si scioglie in bocca. Che dire, ricetta semplicissima, ma dà un sapore celestiale, perché rimane il pesce intero, integro. Spero che vi sia piaciuta questa spiegazione del pesce. Come sapete bene, io sono un grandissimo amante, poi la mia città Livorno si affaccia sul mare da nord a sud, e vi voglio solo ringraziare, mandare un grande bacio e ricordarvi ancora una volta di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, di pigiare il link dove c'è la campanella per ricevere tutte le ricette nuove che usciranno. Più che altro provatela e fateci sapere come. Bravo, bravissimo, provatela. È un pesce che non è che te lo regalino, però ogni tanto bisogna spendere qualche soldo. Arrivederci a tutti, grazie mille e alla prossima!